Questo programma è offerto da Una volta la Chiesa si inchina dinanzi alla mafia. A nulla sono servite le parole di Papa Francesco che, dopo l'episodio calabrese, ha condannato il mondo della mafia alla scomunica. Questa volta l'inchino della vergogna è avvenuto a Ballarò, dove domenica scorsa, nel corso della processione in onore della Maria Santissima del Carmelo, la Vara, ossia la statua della Madonna, si è fermata dinanzi l'agenzia funebre della famiglia del capomafia del quartiere, Alessandro D'Ambrogio, ora al 41 bis ed è sempre considerato il boss di Ballarò. D'Ambrosio, proprio nell'agenzia funebre in questione, organizzava i summit tra i vari mafiosi. Adesso la questione è nelle mani della polizia giudiziaria, che dovrà indagare sull'accaduto. E resta soltanto l'amarezza e l'indignazione per questo gesto vigliacco. Sabato 2 agosto, in concomitanza con i festeggiamenti di San Giuseppe, si giocherà una partita di calcio tra l'amministrazione comunale, formata dal sindaco, dalla giunta e dai consiglieri comunali, contro i dipendenti del comune. L'incontro sarà dedicato alla memoria del collega, tenente di polizia municipale, prematuramente scomparso nel novembre del 2013, Salvatore Bartolone, meglio noto come Totò. La partita, comunica l'ufficio stampa bagherese, si giocherà allo stadio comunale alle 18.30. A colpire tanti bagheresi e cari di Salvatore Bartolone è però l'appunto inserito tra parentesi che cita senza pubblico, il quale fa riferimento al divieto imposto allo stadio di ospitare gare con il pubblico per motivi di sicurezza. Si è espressa dispiaciuta anche la società del Bagheria Calcio nella persona del vicepresidente Bruno Ferraresso. Nessuno della società, che può considerarsi la sua seconda famiglia, ne ha saputo nulla se non tramite il web. Non siamo stati coinvolti né invitati, avremmo partecipato in modo molto attivo. Ha dell'incredibile la storia che ha come protagonista Giuseppe Vitale, il sindaco di Trappeto, nel Palermitano. Il primo cittadino stava rientrando a casa quando, in una via del paese, ha notato la presenza di due giovani, un extracomunitario e un partinicense, impegnati in una rissa. A spingere Vitale ad intervenire per placare gli animi è stato l'inserimento di una terza persona nella rissa, il padre del partinicense, che invece di imitare i due giovani alla calma, ha estratto dal portabagagli dell'auto una mazza da baseball. Vitale è riuscito inizialmente a placare gli animi grazie anche all'aiuto di alcuni passanti, ma dopo un momento di tranquillità, il giovane originario di Partinico ha assalito il sindaco con un pugno sul collo. Il primo cittadino è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno dato una prognosi di 3 giorni, e il giovane invece è stato arrestato. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.
Manhattan Coffee & Drink, il locale giusto dove puoi trascorrere le tue serate in allegria. Da lunedì alla domenica ogni scusa è buona per raggiungerci al Manhattan. Puoi divertirti insieme a noi tuffandoti nelle allegre serate a tema del lunedì. Puoi esibirti in divertenti performance canore con il karaoke. Il sabato puoi scatenarti con le serate disco o gareggiare con i tuoi amici al quizzone della domenica. Non hai più scuse, ti aspettiamo al Manhattan. Vincenzo Accurso, assessore comunale di Casteldaccia, ha rassegnato le sue dimissioni durante la seduta del Consiglio Comunale di ieri sera. La decisione arriva dalla mancata approvazione della manovra finanziaria che aveva l'obiettivo di rideterminare alcune aliquote. «Avevo proposto il prelievo di alcuni punti», dice l'assessore, «ma non è stato fatto. A questo punto mi sono sentito quasi sfiduciato dalla stessa maggioranza e ho deciso di passare la mano. Sono stato assessore per 6 anni ed è stata una bella esperienza. Sono l'unico che ha fatto anche parte della precedente amministrazione e credo che era giusto passare la mano». Il sindaco e l'amministrazione accolgono Simone Tribuna, ballerino del Grace Academy Dance di Monte Carlo. Il giovane figarazzese, che ha trovato successo e notorietà al Grace Academy Dance di Monte Carlo, sarà accolto dal primo cittadino mercoledì 30 luglio alle ore 11 presso la Casa Comunale. Durante l'incontro il sindaco, avvocato Paolo Francesco Martorana, consegnerà una targa per onorare il talento del giovane Simone e augurargli una lunga e promettente carriera artistica. «È un nostro preciso dovere e un piacere porgere apprezzamento ai nostri concittadini che riescono a distinguersi per capacità artistiche e professionali e a portare un po' di Figarazzi nel mondo», così si è espresso il primo cittadino in merito all'incontro con il talentuoso ballerino. Un'estate con Sicilia antica fa tappa a Bagheria, precisamente presso la Villa Palagonia. Il tutto si terrà giovedì 31 luglio dalle ore 17 a Bagheria con la visita guidata alla Villa dei Mostri, con l'accesso anche alle stanze destinate ad appartamento del principe finora non fruibili. Successivamente si visiterà l'Arco del Padre Eterno, forcipe collegato al centro del perduto viale della villa e la nuova galleria di arte contemporanea Drago. Si tratta dunque di un avvenimento unico per tutti coloro che hanno voglia di conoscere da vicino l'affascinante villa settecentesca, fondata dal principe di Palagonia Francesco Ferdinando I di Gravina, nonché per ammirare le grottesche e ammalianti statue volute dal nipote del fondatore. Intanto il sindaco Patrizio Cinque dal suo profilo Facebook annuncia di voler restituire Palazzo Butera alla cittadinanza per lo svolgimento di eventi di grande richiamo culturale. La sezione comunale dovrà ritornare vicino agli uffici finanziari a Villa Ugdulena. In più, ha aggiunto il sindaco, saranno previsti interventi anche per Palazzo Cutò. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Figarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici. Ma anche animazione, con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi.
Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini, vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con Acas, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutte le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. Il 1 agosto alle 21.30 all'Arena Daphne di Cefalù si terrà un concerto di beneficenza in favore del Museo Mandrelisca con la Skill Charles Orchestra. La band, nata nel 2004, prende spunto dalle radici della musica dei neri afroamericani, con la rilettura di brani blues e gospel. L'orchestra si caratterizza per la poderosa sezione fiati ed è arricchita da un gruppo di coriste, alcune delle quali provenienti da esperienze gospel. L'evento, ideato da Angela Macaluso, consulente al turismo del comune di Cefalù, si inserisce nell'ambito delle attività di promozione nei confronti del Museo Mandrelisca ed in particolar modo questa serata consentirà di raccogliere fondi per sostenere le attività della Fondazione Museale. L'ingresso, ad offerta libera, sarà quindi interamente devoluto al museo. Torna sulle spiagge italiane la campagna Ma il mare non vale una cicca. Sabato 2 e domenica 3 agosto più di 1000 volontari saranno impegnati nella distribuzione di 120.000 posacenere tascabili, lavabili e quindi riutilizzabili. L'iniziativa, di cui beneficerà anche la spiaggia di Trabia, permetterà di risparmiare al mare una fila di mozziconi lunga quanto l'inesistente ponte di Messina. La campagna è promossa dall'associazione Mare Vivo in collaborazione con JTI Japan Tobacco International. Testimonial dell'edizione 2014, Massimiliano Max Giusti, attore, comico, conduttore televisivo, doppiatore e imitatore. Questo programma è stato offerto da Un saluto a tutti gli studenti che si stanno godendo le vacanze e che seguono numerosi ilmeteo.it, previsioni per mercoledì 30 luglio. Centro depressionario sul centro Italia con piogge diffuse al nord-est, al centro e parte del sud, più soleggiato invece altrove. Ecco il dettaglio. Al nord tempo molto instabile al nord-est con piogge diffuse e locali temporali forti sul Veneto orientale, sul Friuli Venezia Giulia, più soleggiato sul Piemonte e sulla Liguria. Entro sera migliorerà comunque anche al nord-est con fenomeni in calo e spazi più sereni. Al centro forte instabilità già nella prima parte della giornata con rovesci e qualche temporale tra sud Toscana, Lazio, Umbria e coste adriatiche. Instabile anche sulla Sardegna con precipitazioni generalmente deboli o localmente moderate, specie sui settori centro-settentrionale. Eccoci infine al sud. Piogge raggiungono la Campania, localmente anche la Puglia centrale. Fenomeni spesso alternati a pause asciutte e soleggiate. Piogge poi anche sulle coste tirreniche calabresi. Gran sole in Sicilia e sui settori ionici in generale. I venti sono
previsti deboli su quasi tutti i bacini e tendenti a maestrale su gran parte dei settori. Temperature. Minime in lieve flessione comunque previste tra 15 e 22 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno ci attendiamo 21-26 gradi al nord, tra 17 e 26 gradi al centro e fino a 32-33 gradi del sud. Bene, l'aggiornamento si conclude qui. Alta pressione in rinforzo a partire da sud con più sole, caldo in aumento? Sembra proprio di sì, ma per esserne sicuri visitate il nostro sito, il meteo.it, il numero 1 in Italia. Arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 30 luglio, si ricorda San Pietro Crisologo dottore. Il nome Pietro viene dal latino Petrus, tratto a sua volta dal greco Petros, col significato di pietra, dal termine petra, comune a entrambe le lingue. Dice il proverbio: una calda fantasia tiene sempre compagnia. Sono nati oggi Emily Brunt, Arnold Schwarzenegger, Gabriele Salvatores. Il 30 luglio 1921 i medici Bunting e Best scoprono l'insulina e ne provano il ruolo di controllo che questa svolge sulla normalizzazione della glicemia. Otterranno il Nobel nel 1923. In questo giorno del 1956 la frase "In God We Trust", noi confidiamo in Dio, diviene ufficialmente il motto nazionale degli Stati Uniti d'America. Infine, il 30 luglio 2003 esce dalla catena di montaggio l'ultima Volkswagen Maggiolino, terminando la carriera con oltre 21 milioni di esemplari prodotti e 65 anni di produzione. Ralph Emerson ha detto: ecco un consiglio che una volta sentii dare ad un giovane: fai sempre quello che hai paura di fare. Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, mercoledì 30 luglio. Ariete, vi aspetta una giornata strapiena di impegni, compiti noiosi, code chilometriche alla posta e in banca, ma è gioco forza, vi tocca attendere. Se qualcosa dovesse andare storto nei vostri progetti, non ve la prendete e fate di necessità virtù. Toro, il passaggio della luna in Vergine vi catapulta dalle stalle alle stelle, regalandovi frutti golosi da gustare nella vita intima. Ideale per i single. Pratici, efficienti e rapidi nell'agire, vi impegnerete per fare ordine spazzando il campo dal superfluo. Gemelli, di fronte a una proposta interessante, invece di accoglierla a braccia aperte, siete stranamente esitanti, quasi temeste di non essere all'altezza. L'insicurezza è solo momentanea. Verranno presto lune migliori e vedrete tutto con occhi diversi. Cancro, che giornata piacevole vi regala la luna in Vergine. Una volta sbrigate velocemente le faccende domestiche, troverete del tempo tutto per voi. Potreste approfittare del pomeriggio per visitare un museo oppure per stare in compagnia degli amici. Leone, gli influssi planetari continuano a farsi sentire e oggi apparite molto più stabili, almeno emotivamente. Concentratevi sui vostri affari. Ogni tanto è doveroso fare il punto della situazione economica, magari per evitare sgradite sorprese. Vergine, grazie al sodalizio stretto con Saturno, la luna nel segno vi favorisce nel lavoro e nello studio. Siete pratici e più che mai efficienti. Tranquillo e appagante all'amore. Stelle che prediligono i single, oggetti di corteggiamenti serrati e attenzioni. Bilancia, l'umore non è dei migliori, ma un po' di vacanza e di svago vi fanno considerare ogni cosa con maggiore ottimismo. Alti e bassi nel bilancio, non risparmierete un granché, ma avete voglia di vivere intensamente concedendovi qualche sfizio. Scorpione, la luna nella Vergine gioca a vostro favore. Lo spirito costruttivo e l'approvazione di persone potenti vi restituiscono fiducia e ottimismo. Verrà fatta giustizia per un errore non commesso che vi è valso una serie di critiche e di appunti. Sagittario, puntuale al consueto appuntamento mensile, la luna in Vergine ha sempre il potere di rendervi un po' insofferente e di rifilarvi qualche noia. I problemi saranno lievi e facilmente superabili, nonostante i pochi appoggi astrali di cui ora godete. Capricorno, complice la luna in Vergine, la giornata si prospetta serena. Non è ancora il momento di aspettarsi miracoli, ma la situazione è in miglioramento. Dedicate qualche ora a voi stessi, magari con un bel bagno rilassante e una passeggiata all'aria aperta. Acquario, la vita è una ruota che gira e che va, e a ogni tempesta segue sempre la quiete.
Un attimo di pausa è proprio quello di cui avreste bisogno. Considerate le sollecitazioni astrali a cui siete ultimamente esposti, non rischiate la monotonia. Pesci, la luna viaggia ancora nell'altra metà del cielo, provocandovi qualche fastidioso disguido che però saprete contrastare con efficacia e prontezza. Non siate troppo puntigliosi, non è proprio da voi. Cercate di dare il giusto peso a ogni situazione.